Lunedì 25 maggio 2009 si è svolto presso la Chiesa del Santissimo Sacramento a Marigliano il dibattito inerente al progetto culturale sull'artista Leo De Bernardinis, Una vita per il teatro, dove sono intervenuti tra l'altro il noto architetto Nino Serpico in merito al piano di valorizzazione del centro storico di Marigliano. Gli ospiti intervenuti all'evento hanno espresso la loro opinione sulla legge regionale 26 del 2002. Che sull'urbanistica e sulle lavorazioni nell'ambito dei temi del patrimonio culturale. È una legge di valorizzazione dei centri storici e soprattutto di rivitalizzazione dei centri storici. A che punto è? È della legge del 2009. Abbiamo fatto tre bandi pubblici, 2003, 2004 e 2005. Erogando diversi contributi agli enti che avessero fatto richiesta, dal 2005 non è stata rifinanziata. C'è stato un momento di stand-by, speriamo che questo stand-by finisca, si riavvia. Se si riavvia, chiaramente lo si farà attraverso i bandi pubblici di tutti i comuni nelle campi di conoscenza, ma ripeto, al momento è temporaneamente. Vedo, se io dovessi fare piano regolare, partirei dal giudizio, cioè vedrei prima cosa si può fare per riqualificare, dare nuova vita al centro storico, dopodiché quello che non riesco a fare nel centro storico lo porto all'esterno del centro storico e non solo, farò all'esterno del centro storico quello che le infrastrutture che mi possono tornare utili per il centro storico. Ad esempio, se io voglio decongestionare il centro storico dal traffico, insomma da tutte quelle cose che hanno un impatto negativo, io faccio un parcheggio all'esterno del centro storico. Se voglio pedonalizzare il centro storico per farlo vivere, ma non, prima che ai turisti, ai cittadini, ai residenti, io faccio un'infrastruttura, una circonvallazione che mi liberi il centro storico da quelli che sono impatti negativi. Per cui partirei dal centro storico come dato principale fisso, per poi creare delle variabili esterne al centro storico. Quindi secondo me dovrebbe avere un ruolo fondamentale, un ruolo importante, essere il fulcro dell'urbanizzazione dell'intero territorio comunale. La risposta a questa domanda dipende da che idea dello sviluppo si ha. Se si pensa di dover continuare ancora a puntare su uno sviluppo puramente quantitativo, cioè che consuma risorse, che consuma suolo, che consuma terreni, che consuma fonti rinnovabili, energetiche, e le dilapida molto spesso, allora il futuro dei centri storici è un futuro che non c'è, perché non è essenziale a quell'idea dello sviluppo. Se invece si ha un'idea dello sviluppo, finalmente, che punta sulla qualità, la qualità della vita, la qualità dell'ambiente, la qualità stessa del contesto in cui si realizzano attività economiche, imprenditive, e allora il tema dei centri storici, dei nostri comuni, tanto per l'area non ha, visto che parliamo di questa, torna centrale. Perché non è possibile immaginare uno sviluppo puntato e centrato sulla qualità, qualità della vita, qualità culturale, qualità dello stare insieme e qualità anche dal punto di vista del turismo, degli attrattori culturali, delle iniziative culturali, in un contesto che non sia di riqualificazione dei nostri centri storici. Riqualificazione di centri che tra l'altro hanno uno straordinario portato di storia, di cultura, e quindi io valorizzandoli valorizzo quella storia, quella cultura, valorizzo la mia storia, la mia cultura, e contribuisco a fare di una realtà sociale spesso disgregata, contribuisco a fare una comunità. Perché era necessario realizzare un piano di valorizzazione? Era necessario perché nel 2002 la regione Campania ha fatto una delle più belle leggi di valorizzazione e recupero dei centri storici, a mio giudizio, d'Italia. Infatti la legge regionale prevede che ci siano dei contributi, dei supporti ai comuni, contributi economici, ai contributi ai comuni e ai privati, e che la regione insieme alla provincia possa poi provvedere al catalogo dei beni. Sono la catalogazione, l'analisi, lo studio di fattibilità
è il piano del colore. Andiamo avanti. 30 secondi dell'inizio di questa parabola. C'è lo starcio del piano territoriale regionale. Vi faccio vedere giusto un dettaglio, quello dell'autorità di bacino occidentale, il pericolo geologico e il rischio idraulico. Le finalità del programma. Andremo a vedere poi anche delle azioni che vengono definite materiali, a differenza di quelle immateriali che poi sono proprio quelle del piano, della progettazione. Parleremo dettagliatamente del progetto Asse Parco, del sistema delle piazze, della valorizzazione del casale Manzi, del sistema vasco e complesso di San Vito, dell'utilizzo quotidiano dell'area del mercato e della funzione dell'ex stazione, dell'ex stazione del Fiero dello Stato. Maggio Marianese a cura della consulta delle associazioni della città di Marigliano. L'architettura Mauro, responsabile dell'attuazione della legge 26. Ringrazio chiaramente la consulta delle associazioni e il Comune di Marigliano che ha patrocinato questa iniziativa.